Andrea Micheletti, assessore al turismo qua ad Adria, per un avvenimento particolare, perché abbiamo Vittorio Grigolo, che è un'eccellenza del canto mondiale, ma che ha avuto come insegnante Danilo Rigosa, che è qua di Adria. Esatto. Allora, l'Accademia della Musica di Rigosa e un nostro teatro che è un fiore all'occhiello. Quanto è importante la musica per il nostro territorio? La musica è importante per il nostro territorio ed è importante per Adria. E la Proloco qualche anno fa aveva fatto anche un itinerario a tema musicale, abbiamo il conservatorio, ma appunto abbiamo il teatro che ha una tradizione lirica importante, la scuola di canto e lirico di Rigosa, Vidi Musica, è un'altra eccellenza che meritava di essere valorizzata. Quest'anno abbiamo voluto appunto inserire all'interno di questo percorso ideale anche questo tassello che mancava. Con Danilo abbiamo parlato anche del teatro, insomma, e c'è la volontà di sfruttarlo in senso positivo anche per le sue competenze, in modo che possa aiutarci, ecco, a farlo ripartire alla grande. C'è la volontà, ecco, un po' alla volta di riportare una tradizione anche di questo tipo nel nostro teatro. Sono felicissimo di tornare in questi luoghi, perché io sono stato qui fin da piccolo, diciamo piccolo perché avevo 16 anni, quindi mi ricordo un po' tutto di queste zone, quindi ogni volta che torno è sempre qualcosa di bello rispolverare questi ricordi e soprattutto questa natura che avete, incredibile. Il pubblico è colui che ti dà questa fama, no? Quindi ti riconosce famoso. Quindi la fama è un riconoscimento che viene dagli altri. Ecco perché bisogna stare attenti, nel senso questo, non è una cosa che ti appartiene. Nel momento in cui non ci sarà più qualcuno che non ti riconosce, questo non devi cadere in depressione perché non c'è più l'autografo, perché non c'è più la foto, perché è un altro passaggio. Cioè sempre, il ruolo che mi piace di più è quello in cui sto lavorando, quindi mi toglie dal fatto di dover pensare oddio che bello quando farò questo, se no se sto facendo quest'altro magari sono insofferente, e quindi quello, però se c'è un ruolo che porto nel cuore, che ho portato nel cuore per tantissimi anni, prima di affrontarlo è stato Cavaradossi, che poi adesso mi sta dando un sacco di soddisfazione. Devo dire che è arrivato nel tempo giusto, al momento giusto, dopo tantissimi anni, 27 anni di attesa per questo ruolo. È stato un parto lungo, però devo dire che oggi cantare, io a volte dico, è difficile, però quando arrivi alla fine dell'opera e potresti riniziare l'opera, che ti senti comunque fresco, anche vocalmente, fisicamente no, perché se sei presente in scena e se dai le energie e tutto sei stanco fisicamente, però vocalmente se avessi la possibilità di avere una ricarica fisica di energia la rifarei, quindi significa che funziona. Certo, se poi mi faccio prendere troppo dalle emozioni non ci capisco niente neanche io, quindi a volte cerco proprio di estraniarmi, non penso, io faccio quello che so fare bene e basta, quindi non penso al riconoscimento, a quello che verrà dopo, a come vieni visto dalla gente, la percezione degli altri, no? È quello che abbiamo detto prima, di questa fama, perché riesci ad anellare dei successi e comunque riesci a portare il tuo paese fuori con successo e con dei successi. Quindi io mi sento ambasciatore, ultimamente sto collaborando non solo della musica lirica, ma anche della lingua italiana, perché portare l'opera nelle altre nazioni dove si parla una lingua differente significa anche avvicinare la lingua italiana e anche la nostra cultura agli altri. Ma guarda, mi è capitato all'inizio della mia carriera
dove non potevo dire nulla perché ovviamente essendo all'inizio era grasso, si dice grasso che cola, e ancora sconosciuto, non potevo cominciare a dire a me questo non mi va di farlo perché c'è questo, questo, questo e questo, non viene rispettato questo, questo, questo e questo. Ovviamente non ero messo neanche nella posizione di poter scegliere, quindi all'inizio ho accettato tutto quello che veniva. Ovviamente ho capito che ci sono dei registi che utilizzano degli espedienti moderni ma senza conoscere il significato in relazione al libretto e soprattutto non conoscono l'opera, quindi danno poco senso alla musica, danno poco senso alle pause e danno poco senso agli artisti, non al personaggio. Trasmissione di Amici mi ha fatto capire che ci sono molte più opportunità di quelle che pensavo. La trasmissione è nata, la mia collaborazione nella trasmissione è nata da un incontro con Maria a Roma, nel quale lei voleva solamente dei consigli come gestire questo cantante che poi ha vinto, Alberto, che aveva fatto degli studi classici, quindi di canto lirico, però voleva intraprendere poi la carriera pop, però mantenendo una classicità, quindi mantenendo una tecnica e quindi una base, una struttura che venisse dal mondo dell'opera. Lei mi ha chiesto di aiutarlo e io ho detto guarda, lo posso aiutare, ma perché invece di aiutare solo lui non aiuti te a me, nel senso non aiuti a noi, all'Italia, al bel canto, all'opera, perché non lo spingi invece che, perché lui voleva buttarsi sul pop, quindi il suo intervento ad Amici sarebbe stato fare solamente musica pop, anche se aveva una base, aveva studiato canto lirico. Invece io ho detto a Maria, ma usa invece il fatto che ha studiato canto lirico, perché se canta una sera un'aria o fa un duetto, infatti così poi è stato, vedrai che il riscontro del pubblico c'è, perché comunque non è vero che la musica e soprattutto l'opera classica e l'opera sia un linguaggio troppo antico da non poter essere capito oggi, anzi è importante, non c'è lo spazio, non gli si dà abbastanza spazio, non viene fruito, però la scommessa è stata vinta, perché io ho detto Maria, dai questo spazio all'opera e vedrai che non te ne pentirai. Lui era giovanissimo, 18 anni, e Zeffirelli ovviamente... 22. Zeffirelli ha visto questo bel ragazzo con questa bella voce e ovviamente al solito ci stava. Oren aveva un rapporto privilegiato con lui perché era stato il pastorello nella Tosca quando lui aveva 8 anni all'opera di Roma, quindi tutti volevano Vittorio fare Traviata. Mi sa che l'avevamo fatto anche a Trieste noi. Sì. Già. Sì, sì, con sì, Oren, sì. La vedova allegra. E io ho detto no. Ma come faccio a dire no a Zeffirelli a Oren? Dici no. No, prima mi hai detto vieni qua e cantiamola. E ho detto ma no, ma perché vieni in studio e la cantiamo? E gli ho fatto fare per un'ora di fila il duetto. No, ma hai fatto fare così, adesso non se lo ricorda. Non mi ha fatto fare di dire il duetto. Io ho cantato le prime 3 pagine dell'opera. Sì, qualcosa era. Per un'ora, afono. E dico, ma come fai allora a questo punto a fare 20 giorni di prove con Ora che vuole poi sempre caricare che ti canta in voce? Prove di regia, prove di sala, prove di scena, tutto in voce. Se dopo un'ora e mezza sei afono. Evidentemente la tua gola non è ancora pronta per affrontare questo ruolo. È vero che lui la gola è, il fisico, è nato è fisico, è vero che lui è nato lirico, le corde vocali erano da lirico, tendente anche a qualche cosa di più, lirico pieno, ma non poteva a quell'età fare il lirico pieno, bisogna arrivarci per grado. Ecco perché è partito con Turco in Italia, ecco perché è partito con il Barbiere di Siviglia, che oggi non farebbe più. È partito con le visite d'amore, con questi uomini qui, così fanno tutte, Don Ottavio. Don Giovanni. Don Giovanni, sì. Perché la voce, tutti quei ragazzi che
che dicono io sono lirico pieno, lirico spinto, quanti anni hai? 20 anni, e cantano da lirico pieno, sono meteore, dopo un anno non si sentono più, stroncati. Io non faccio nomi, ma racconto di un basso, sono basso, la voce più bella che abbia mai sentito sulla faccia della terra, l'erede naturale di Cesare Siepi. Io ero in grande carriera, questo ragazzo era giovane, e ho detto, madonna, questo qui, ma io non ho mai avuto ambizioni né rivalità, loro mi conoscono, c'è posto per tutti per me, quindi non c'è nessun problema. E ho detto, mi raccomando con la tua voce, dovrebbe essere patrimonio dell'UNESCO, trattala bene, non cantare per adesso determinati ruoli. E feci i nomi, Nabucco, Faust, queste cose qua, perché ti scassi. La risposta fu, da giovane, arrogante, con un po' di presunzione, è certo che così questi ruoli li continui a fare tu, no? Fai finta che non abbia detto niente, continua la tua strada. 3 anni dopo mi arriva una telefonata, e da questo ragazzo dice, Daniele, c'è di ragione, perdonami, ho dovuto smettere di cantare, perché le corde vocali sono andate. Abbiamo perso l'erede di Cesare Siepi. Capite? Quindi le corde vocali sono una cosa delicata. Le corde di un violino e le corde di una chitarra si cambiano. Le nostre corde possono essere, a volte, non sempre, risistemate, ma una volta, alla seconda non si risistema più niente. E non sempre si possono sistemare anche alla prima. Capite? Quindi è uno strumento delicatissimo. È vero che abbiamo uno strumento nostro, ce lo portiamo via con noi, è la cosa più bella del mondo. Io voglio vedere un pianista, un contrabbassista che fatica che non fa. Noi ce l'abbiamo dentro di noi, ce lo portiamo via, il nostro strumento è qua. Però proprio per questo motivo dobbiamo trattarlo come si deve, perché il pianoforte chiama l'accordatore. Una corda di contrabbasso la cambia, noi no. Perfetto, quindi io ringrazio tutti i giornalisti, ringrazio la Proloco, Fulvia Tour, ringrazio il Comune di Adria. Noi abbiamo anche un piccolo pensierino da parte del Comune di Adria a Vittorio, un libro con la storia della nostra. Grazie mille, un secolo di gloria e storia adriese. Perché bisogna conoscerli questi luoghi e capire quanto siano meravigliosi. Veramente grazie. Grazie. Perfetto, ringrazio Vittorio per essere venuto col tour.